i sindaci diventano sceriffi delle proprie città. Saranno loro, in base all'ultimo DPCM, a dover decidere il coprifuoco notturno nei comuni che amministrano. Il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, assicura che la chiusura di strade e piazze sarà l'ultima ratio ad essere adottata. Richiama tutti al senso di responsabilità. Questo weekend sarà un test importante per le future decisioni. Come sindaci, nell'incontro di ieri in prefettura abbiamo condiviso tutti che quella è una misura residuale, una sorta di extrema ratio da attivare solo nell'ipotesi in cui gli altri strumenti già a disposizione, le altre misure di prevenzione, di controllo e di sanzione non dovessero essere funzionali. Ecco perché anche ieri nel coinvolgimento, nel coordinamento con la prefettura e le forze dell'ordine, che ringrazio, si è condivisa questa linea e questa strada su quella misura, il cosiddetto coprifuoco, diciamo così, diffuso sul territorio. Ovviamente noi siamo pronti, nel senso che qualora non dovesse esserci una risposta di responsabilità, di attenzione, di buonsenso da parte di tutti, di tutta la comunità, noi siamo pronti con l'adozione di una previsione che dovesse essere, che può essere anche una previsione appunto di chiusura di alcune aree in coordinamento con la prefettura e con la ASL, così come le altre città di maggiori dimensioni. Un'ordinanza specifica per il controllo dei contagi è stata però adottata già da oggi dal Comune di Teramo. Fuori dai locali commerciali non si potranno più fare concertini o mixare musica, proprio per evitare assembramenti. Abbiamo ritenuto necessario andare a vietare tutte quelle attività di pubblico spettacolo, di piccolo intrattenimento musicale all'esterno. È stata una misura necessaria perché in diversi locali della città ci sono state queste attività musicali che in qualche modo, oltre a coinvolgere le persone sedute correttamente ai tavoli, coinvolgevano anche persone all'esterno dei locali che quindi sostavano in piedi in prossimità degli stessi. Quindi tutte le attività musicali, tutti i trattenimenti musicali, anche di piccolo spettacolo e tutte le altre forme artistiche si potranno, chiaramente alla durata di questo DPCM, si potranno svolgere solo all'interno e non all'esterno.